Forse come statistici dobbiamo imparare un po' di brand awareness o di cose simili, perché nell'immaginario collettivo, quando si parla di big data, la statistica non entra. Questo è un paginone centrale di Repubblica di maggio scorso, enorme, tutto su big data, non c'è una volta la parola statistico o statistici o cose di questo tipo. Ma anche ieri l'altro, sul Sole 24 Ore, c'era un articoletto su big data. Un'altra volta non c'è la parola statistico e la parola statistici, però se andiamo anche all'estero, questo è un word cloud di una ventina di articoli che parlano di big data su riviste e giornali americani, statistica ho fatto difficoltà a trovarla, ma in realtà c'è, è piccolina là in mezzo. E questo insomma mi fa riflettere, forse... La statistica non c'entra con i big data, o forse noi non siamo capaci a raccontarla bene. In realtà faccio difficoltà a pensare che la statistica non c'entri con i big data, perché se non si occupa di dati, di cosa si occupa la statistica? E allora, almeno da 3 secoli quantomeno, la statistica sono 3 secoli che fa, se non analisi, fa analisi di dati e cose simili. E, allora, adesso può darsi che ci sia bisogno di un cambio di paradigma, o forse anche... c'è qualche movimento più liscio, più smooth nella scienza, forse non c'è bisogno di grandi sconvolgimenti. Certo, certe cose che sono caratteristiche, che caratterizzano le grandi basi di dati, big data, anche in tutte le accezioni di cui abbiamo sentito parlare fino ad ora, alcuni di questi contenuti fanno parte della forma mentis dello statistico, fanno parte del cuore pulsante di quello che dovrebbe essere uno statistico, io credo. Allora, quello che io voglio raccontare adesso è alcuni concetti che secondo me che caratterizzano i big data e che secondo me fanno parte del pensiero statistico, del pensiero dello statistico. A flash, così, magari con qualche esempio, ma cercando di andare un po' su quali sono le cose che vale la pena, su cui vale la pena pensare quando uno statistico affronta questo tipo di problemi. Prima di tutto è da dire, penso, che se l'informatico è quello che estrae e gestisce i dati, lo statistico è quello che estrae informazione dei dati, estrae conoscenza dai dati che ci sono, no? Quindi non ci basta avere i dati, come abbiamo sentito parlare in tutta la prima parte della sessione, è bellissimo vedere tutti questi nuovi modi di raccogliere dati, di avere dati in tempo reale, eccetera, ma poi bisogna anche tirar fuori qualcosa da questi dati, non solamente guardarli perché sono belli, che sono anche belli tra parentesi, abbiamo visto delle bellissime immagini, quindi, però forse bisogna anche tirarci fuori delle informazioni. Io penso che se sono un'azienda come l'amico dell'Enel vuole anche sfruttare sta roba, e se sono il ministero forse bisogna anche cercare di fare qualcosa per il pop, per la gente, insomma. Comunque, big data vuol dire sicuramente big N, grande numerosità, grande, tante unità statistiche, abbiamo sentito parlare, tanti record, e questo principalmente ha delle valenze di tipo computazionale. È già stato detto più volte, bisogna saper trattare i dati computazionalmente, clouds, algoritmi in parallelo, tutte queste cose qua. Però la tematica è prettamente computazionale, come fare i conti prima. Se invece ci spostiamo a un grande numero di variabili, big P, in termini statistici, lì oltre all'aspetto computazionale che c'è evidentemente, abbiamo anche degli aspetti concettuali non da poco. Quando P è grande dobbiamo inventare dei nuovi modi di disegnare i dati, abbiamo dei problemi tipici di overfitting, abbiamo dei problemi di sovradatamento, c'è il trade-off, il classico trade-off di varianza e distorsione per gli statistici che sono presenti. Insomma, c'è un problema di cercare di non far dire ai dati quello che non vogliono dirci, cercare di capire quello che davvero ci vogliono dire. E poi dall'altra parte c'è il problema della cosiddetta maledizione della dimensionalità. Al crescere del numero di variabili, lo sappiamo tutti, le distanze esplodono enormi, e quindi anche i milioni, miliardi, i biliardi o i zettabyte, come si chiamano adesso,
di dati, non riescono a raccontarci delle modellazioni che in qualche modo cercano di fare dei passaggi di lisciamento tra dati osservati, cioè per poter fare l'astrazione verso quello che non abbiamo osservato. Quindi io credo che queste sono tematiche che sono classiche dello statistico, no? Però che nel mondo del big data diventano cruciali, fondamentali. Altro aspetto ovviamente è quello, è già stato accennato, la bioinformatica eccetera, quando N è piccolo e P è enorme, per cui c'è anche lì c'è tutto un problema, però se vogliamo è un altro mondo rispetto alle cities, come era il big data come lo intendiamo nelle scienze sociali. Dopodiché l'altro grosso tema è quello che quando abbiamo un sacco di dati rischiamo di trovare qualsiasi cosa, no? C'era ce l'ho scritto qua da qualche parte, c'era un premio Nobel dell'economia che diceva che se torturiamo sufficientemente i dati, questi ci dicono qualsiasi cosa, confesseranno. Quindi una delle cose importanti è cercare di capire che cosa vogliamo che i dati ci dicano, cioè, o meglio, che cosa i dati davvero ci dicono. L'interpretazione e eventuali relazioni di causalità sono fondamentali, no? Si parlava prima uno che mi ha preceduto del fatto che abbiamo questa Babele di dati, per cui abbiamo chiunque vuole mette lì dei dati, ma chi non vuole non li mette, quindi quello che noi abbiamo e che osserviamo non è detto che sia la quello che descrive la popolazione. Allora è importante capire che cosa questi dati possono volerci dire e non credere che ci dicono qualcos'altro, perché capita, cioè, ce lo ricordava Giovannini questa mattina, che i dati, che le informazioni che noi troviamo su internet, ma anche che noi troviamo sulle analisi che noi facciamo, eccetera, in realtà possono non aver qualità, possono non essere di sostanza. Vado velocissimo. Un'altra cosa da fare è che bisogna capire il problema di cui stiamo facendo, che stiamo trattando, e bisogna costruire dei modelli che rispondano al problema specifico. Allora vi racconto un solo esempio, ne avevo pensati tre, ma ne racconto uno. Quando io lavoravo una quindicina d'anni fa in una grossa azienda di telecomunicazioni, avevamo milioni di dati, milioni di unità statistiche, cioè milioni di clienti con un sacco di variabili per queste unità statistiche. Quindi erano big data già allora, no? Come aveva già accennato qualcuno prima, ovviamente. Allora, in quel caso lì, io ricordo, c'era questo grosso algoritmo, super black box, reti neurali, insomma una cosa molto figa che proponeva dei risultati. Quattro statistici con un informatico e uno di marketing ci siamo messi al tavolo, abbiamo costruito un modellino semplice che usava gli strumenti e gli algoritmi assolutamente in maniera efficiente, perché bisognava trattare queste grossissime mole di dati, ma abbiamo costruito un alberello che non solo era più utile dal punto di vista dell'applicabilità e dell'utilizzo da parte delle persone di marketing, ma era anche più efficiente dal punto di vista quantitativo e algoritmico. Per dire, bisogna metterci la testa negli algoritmi, è ovvio, però non è automatico farlo, no? Ultimissima cosa, questo era un altro esempio, ultimissima cosa, dal punto di vista di quali sono le riflessioni dello statistico, certe volte abbiamo un casino di dati, tantissimi dati, ma in realtà ne bastano pochi. Il bosone di Higgs è stato scoperto sparando milioni, 40 milioni di volte, hanno fatto l'esperimento, 40 milioni al secondo per tutti i giorni di un anno o di più anni, quindi davvero un sacco di informazioni, ma quello che serviva era una parte molto piccola, era la differenza minimale che c'era tra due cose. Tipicamente, cioè, uno dei problemi era quello di contare quante particelle di un certo tipo andavano in una direzione, quante in un'altra, diciamo, no? E quindi erano tre Poisson alla fine. Il problema è capire quali sono queste statistiche sufficienti che servono e quali sono poi i modelli che le... Quindi spesso abbiamo un sacco di dati, ma ciò che ci interessa è il piccolo, no? E quindi vale la pena riprendere anche i temi della statistica classica, quella antica, se volete, che trattava le cose piccole, riprendere, se volete, la pianificazione degli esperimenti per fare reverse engineering e capire quando
i big data non presentano queste cose qua. Finisco con una breve lista, visto che ci sono tanti professori, capi di scuole di statistica, scuole superiori di statistica qua. Secondo me che cosa la statistica ha molto, nell'ultimo magazine della Royal Statistical Society era tutto sui big data, eccetera, però io credo che come statistici italiani possiamo modificare qualcosa, no? Possiamo stare un po' più attenti, prima di tutto, a interagire con quegli altri che si occupano di queste cose, machine learning, informatici, pattern recognition, tutto questo mondo che spesso vanno per strade diverse. Due, io credo che forse possiamo diminuire un po' l'enfasi verso i certi problemi asintotici, super teorici e andare su cose che possono servire, insomma, diciamo, per la gestione di queste cose qua. E poi dobbiamo sicuramente insegnare un po' di più di aspetti computazionali, algoritmici, calcolo parallelo, algoritmi di questo tipo, perché ci aiutano anche a fare le nostre simulazioni, a inventare i nuovi modelli, tutta la, se volete, la statistica bayesiana moderna, ABC, Markov Chain Monte Carlo, Invariational Base e robe di questo tipo, sono decisamente utili. Infine, visto che i dati arrivano in tempo reale, credo che sia molto importante anche riprendere certe cose, se volete, dell'ingegneria dell'informazione, di quel tipo, i vari tipi di filtraggio, il filtro di calma, il particle filter, che nella letteratura statistica ormai stanno diventando molto importanti, ma che ho paura che nelle nostre facoltà insegniamo decisamente poco. Basta. Cioè, c'avevo mille altre cose da dire, ma... No, è davvero un dispiacere dover avere dei limiti di tempo di fronte a questa passione, a questa qualità di interventi. Non c'è dubbio che qui sarebbe subito da avviare una discussione tra chi ha parlato prima di Scarpa e chi e Scarpa stesso. Non vorrei e non sarà possibile avviarla, ma indubbiamente è sotto traccia, come potete vedere, e andrà avanti a lungo. La statistica forse ha tratto il suo valore nell'epoca in cui i dati erano scarsi e ne tirava fuori come maiale tutto il possibile. Forse è questo, come nel resto dei giornalisti che lavoravano sulla carta stampata, che si confrontano con un'enorme quantità di persone che scrivono delle cose, eccetera, e devono riconquistare il loro spirito di servizio e inventare il loro ruolo futuro. Certamente il cambiamento del contesto è importante e non ne usciamo se non facendo per l'appunto i conti con il cambio di paradigma.